Altro video semplice semplice veloce veloce sulle cipolle. Ma la tecnica è quella di andare con un piede a piegare la cipolla per poi far crescere sotto il bulbo in modo che viene grande, bello, dolce e succoso. E è giusta, è corretta, i contadini lo facevano o lo facevano in alcuni momenti ed in altri no. Adesso vi spiego un attimino una curiosità. Andiamo subito al video. La tecnica, ragazzi, del contadino che metteva con la sua scarpa pesante il piede sulla cipolla e la piegava è corretta solamente in un determinato periodo, non quando la cipolla è ancora verde, solamente quando esse, la cipolla, fa gli steli sopra e tende ad andare a fiore. Allora, perché è corretto solo in questo momento e non quando la pianta invece è ancora verde e è in pieno sviluppo vegetativo? È corretto andarla a piegare con un piede solamente quando noi notiamo che la cipolla sta facendo il fiore, sta andando in fiore. Perché è corretto solo in questo momento? Perché automaticamente la pianta, se farà questo stelo, lo stelo non fa altro che andare a prelevare energie dal mio bulbo. Allora io, piegando la cipolla, ho rallentato, anzi ho bloccato l'attività vegetativa della pianta ed il bulbo a questo punto rimarrà così com'è, non crescerà più sicuramente, ma neanche verrà svuotato dall'eventuale fiore che voleva crescere a tutti i costi. Invece, se io la vado a piegare quando la cipolla, come questa qui, è ancora bella, verde e vegeta e sta facendo crescere il suo bulbo, se io questa adesso la piego, vado a terminare la sua attività vegetativa. È chiaro che se io termino l'attività vegetativa, sotto il bulbo non crescerà più. Quindi è corretto piegare con un piede la cipolla quando noi la vediamo che sta facendo il fiore. A quel punto possiamo anche utilizzare questa tecnica, ma non fatelo se la pianta invece è ancora in piena vegetazione. Lì è assolutamente sbagliato. Spero che anche questo video veloce vi sia piaciuto. Poi mi raccomando, ragazzi, sempre in gamba. Un abbraccio a tutti da Pier Giorgio. Ciao!